prendo le braccia in alto, restando talvolta con la bocca aperta, mentre la voce negli organi le mancava. Si metteva a laudare Gesù con un'elevazione ardente e dolce di amore, trasportata dai suoni delle pastorali, allucinata dalle immagini sante delle pareti. L'istinto della fame si ridestava vivissimo, come più chiara si faceva la coscienza, quando dal forno di Flaiano saliva nell'aria l'odore caldo del pane. Orsola chiedeva con un accento dimenticante famelica, tendeva la mano supplicando la sorella, divorava rapidamente con un godimento brutale di tutto, guardando d'intorno se qualcuno tentasse strapparle di tra le mani il cibo, in sospetto. Erano i giorni primi di febbraio. Dal suo letto Orsola vedeva la sommità dell'arco di Porta Nuova, i mattoni rossicci tra cui crescevano le erbe, i capitelli sgretolati dove le rondini avrebbero appeso i nidi. Le viole di Sant'Anna nelle screpolature del fastidio non ancora fiorivano. Il cielo sopra si apriva in una gentile beatitudine e per l'aria a tratti giungevano dall'arsenale gli squilli delle fanfare. Fu allora che, quasi con un senso di meraviglia, ella riandò l'esistenza trascorsa. Le pareva quasi che quel passato non gli appartenesse, non fosse suo. Una lontananza smisurata ora la divideva da quei ricordi, una lontananza come di sogno. Ella non aveva più la valutazione sicura del tempo. Dal forno di Flaiano a quell'ora saliva quasi sempre l'odore del pane ad irritarla. Ella si avvicinava alla finestra per cercare il vento, provava una tortura mista di voluttà nell'aspirare quell'emanazione sana, con la lingua nuotante nell'acquolina e gli occhi vivi di cupidigia. Allora la prendeva una furia di frugare dappertutto, di mettere dappertutto le mani, traendosi di qua e di là, con minore lentezza, facendo sforzi inutili e irosi sulle serrature di cui Camilla aveva portato seco le chiavi. Una volta, in fondo al ripostiglio di un tavolino, trovò una mela e ci ficcò i denti. Orsola, cosa nascondi? I medici ti hanno proibito di mangiare in continuazione. Orsola, dopo la tua malattia si manifestano in te inaspettati atteggiamenti di indole e modi inconsueti. Siamo vissute in comunione di abitudini nell'unica fede del culto infrangibile della Deità di Cristo, in quel contemplamento che è lo scopo della vita nostra. Faccio accomodare i bambini. Ma la vanità la conquistava, la occupava. Ella si accorse di tante piccole cose a cui prima non aveva badato mai. Quante cose c'era nel mio corpo. Ecco un neo, è simile ad una lenticchia e mi macchia la pelle sulla tempia sinistra. E qui è una cicatrice leggera che mi attraversa l'arco del sopracciglio. Non li avevo mai visti prima. Oh Signore Gesù! Oh Signore Gesù, tu ti perderai, sciagurata, tu ti perderai. Tu hai tra le mani lo strumento del demonio. Memento, memento, specchi, universo di peccatori, castighi eterni. Copriti, su, rivestiti. Non è bene che tu stia così. Fa un po' caldo, questo sì, ma la finestra è aperta. La brezza della sera arriva. Che stagione siamo? Che vuol dire? Che stagione? Non ti capisco, non ti capisco più, sorella mia. Ah, sarà primavera, lo sento. Sento gli uccelli, il loro canto d'amore e sento i lamenti dei gatti. Deve essere primavera. Sei impazzita. E sento l'odore dei fiori di lavanda anche se sono secchi. Sei impazzita. E sento mille altri odori di fiori in boccio che germogliano e che rinascono alla vita. Ma che male c'è? Oh, non sai quello che dici. Sto parlando dell'amore. Che male c'è? Fai atto di contrizione. Adesso, subito, recita il Santo Rosario e che Dio ci aiuti. Là, un tempo, Orsola, stando in mezzo ai vapori dell'acqua bollente e alle esalazioni dei cibi vegetali, spesso aveva sentito aggiungersi sul capo della piccola finestra alta i ritornelli di una canzone libertina e certi larghi schiamazzi di risa che si inseguivano.
I canti e le risa crescevano nelle sere d'estate, tra i passagalli delle chitarre, fra gli urti della danza sul terreno. Tutti i rumori di una vita intima salivano in certe ore a quell'altezza e facevano tremare d'orrore le povere spose di Gesù, chine in umiltà sui tegami d'argilla pieni dell'ermetica innocenza dei legumi e delle verdure. Ma ora, al novel tempo e gaio, come un giorno di Orsola le voci, una voglia nell'animo le corse di spinger la vista fuori. Camilla non stava nella casa. Era la domenica quinta di Lazzaro. Urgeva nell'aria dopo le brevi piogge, con un dolce alito di calore, l'imminenza dell'aprile. E in quell'aria la pulsella più aveva pieno e chiaro il senso del suo rinascimento. E in ozio, girando per le stanze, ebbe ella naturalmente la curiosità di guardare, presa al fascino malsano che gli spettacoli di lasciva esercitano anche sugli animi vericondi. Ella stava su una sedia all'altezza dell'apertura, ma prima di spingere lo sguardo innanzi fu invasa da un turbamento di tremiti e, ritta sulla sedia, si volse intorno temendo che qualcuno la sorprendesse nell'atto. Da tutte le finestre, però, da tutti gli spiragli, si riversavano le piante dei garofani, non più contenute nei vasi, e grandi fiori rosei e rossi penzolavano al sole, aperti magnificamente. E tra quei fiori apparivano le pacce plosce dipinte delle meretrici. Passavano le oscenità delle canzonette e risa gutturali. E giù, sul lastrico, sotto le inferriate della caserma, altri termini si tendevano verso i soldati, parlando a voce alta, provocandoli. E i soldati, che sentivano nel sangue alla primavera rifiorire i mali di Venere, allungavano le mani tra le sbarre pur di brancicare qualcosa. Divoravano con gli occhi in fiamme quelle femmine disfatte già per anni, dalla lasciva di tante ciurme embriache e di tanti facchini fradici. Orsola stette lì, stupidita, allo spettacolo di tutta quella corruzione fermentante. Non si ritraeva ancora, ma come alzò gli occhi, vide in un abbaino sul letto della caserma un uomo biondo che la guardava e sorrideva. Ella scese dalla sedia a precipizio, più pallida di prima, credendo di sentire la voce di Camilla. Corse nella sua stanza e si gettò sul letto sbigottita, senza respiro, come se l'avesse perseguitata qualcuno, minacciandola. Da quel giorno, tutte le ore, tutti i momenti in cui Camilla non era a casa, la tentazione diabolica la trascinava a quello spettacolo. Ella prima pugnava vanamente, senza forze, lasciandosi vincere. Andava là, con l'ansia sospettosa di chi va a un ritrovo di amore. Ci restava lungo tempo, dietro la persiana quasi cadente, mentre i miasmi del lupanare la turbavano e la corrompevano. Ella spiava tutto, acuendo lo sguardo, cercando di penetrare negli interni, cercando di scoprire qualcosa tra i garofani delle finestre. Il sole era caldo e pesante, sciami di insetti turbinavano nell'aria. Ad intervalli, quando entrava nel vicolo qualche uomo, venivano dalle finestre i richiami delle aspettanti. Femmine discinte, con il seno scoperto, uscivano fuori ad offerirsi. L'uomo spariva in una delle porte oscure con l'eletta. Le deluse gettavano scherni e risa dietro la coppia e si rimettevano all'agguato tra i garofani. Così, nella Vergine, si accendeva la brama. Il bisogno dell'amore, prima latente, si levava ora da tutto il suo essere, diventava una tortura, un supplizio incessante e feroce da cui ella non sapeva difendersi. L'amore aveva un bel nome antico, si chiamava Marcello, e aveva un bel pregio rosso e d'argento sulle maniche della tunica. Scriveva epistole piene di fuoco eterno, con frasi impetuose che davano all'amatrice deliri di tenerezza e fremiti di voluttà mal contenuta. Orsola leggeva quei fogli in segreto e li teneva la notte e giorno nel seno. Per il calore la scrittura violetta le si impresse sulla pelle ed era come un gentile tatuaggio d'amore di cui ella gioiva.
le risposte di lei non finivano mai. Tutta la sapienza grammaticale di una maestra, tutta la fluente sentimentalità di una pulzella tardiva si riversava sulla carta dei quaderni scolastici rigati di turchino. Ella, scrivendo, si ubriava, si sentiva trascinare in un'onda di verbosità sonore. Pareva quasi che una facoltà novella si esplicasse in lei e prendesse forme maniache, d'improvviso. Era messaggero, uno di quegli uomini che paiono cresciuti su come funghi dall'umidità della strada immonda ed hanno in tutta la figura quasi una nativa tinta di fango, di quegli uomini bigi che si insinuano per tutto, che si trovano per tutto ad un centesimo da guadagnare, uno straccio da sottrarre, oggi rigattieri e domani procaccianti in atto di serve o di malefemmine, oggi falsi senzali di mercanzia e domani accalappiatori di cani erratici. Costui aveva un nome melodrammatico, si chiamava Lindoro. Dal quartiere dell'ospedale al bastione di Sant'Agostino una popolarità grande si era fatta intorno a questo nome. Ora costui fu il galeotto. Portava le pistole di Marcello con le conche piene d'acqua della Pescara, su alla casa di Ursula, e tornava con le conche vuote e con le pistole di risposta. Ursula, quando lo sentiva salire sulle scale, si faceva pallida. Cercava pretesti per allontanare Camilla, per essere sola con l'uomo portatore d'acqua e di gioia. Avvenivano allora contatti rapidi nel sotterfugio. Passavano allora tra lei e il galeotto quegli sguardi obliqui d'intesa, quei fuggevoli accenni dei muscoli facciali, quei monosillabi sommessi, che sono gli aiuti dell'astuzia umana e che a lungo andare stringono legami tra gli ingannatori. A poco, nell'amore di Ursula, penetrava qualcosa della viltà di Lindoro. Una specie di domestichezza a poco si stabiliva tra la nutrice e l'ambasciatore. Ella, se costui giungeva nell'assenza di Camilla, lo incalzava di domande, gli parlava da presso, facendogli sentire l'alito. Qualche volta inavvedutamente gli posava sulla spalla una mano. Lindoro sceglieva i freni della sua loquacità, intramezzando parole di gergo, reticenze impudiche, furbi sorrisi rivelatori, gesti ambigui, piccoli schiocchi di lingua e di labbra. Egli ruffianeggiava con arte, sapeva insinuare sottilmente la corruzione dell'animo di Ursula, sapeva trascinare lentamente all'insidia di Marcello quella preda. E la Vergine stava ad ascoltarlo intenta, con in fondo agli occhi una fiamma che cresceva, con in bocca l'aridezza prodotta dell'orgasmo lascivo, senza più interrompere. Lindoro s'accorgeva subito di aver suscitato nella femmina la brama e dinanzi a quella figura tutta protese, tutta sconvolta, si risvegliava in lui il maschio d'un tratto e l'assaliva la tentazione di cogliere quel fiore che egli apprestava al piacere di un altro. Ma la paura, sorgente dal fondo della sua viltà, lo tratteneva e gli ghiacciava l'ardore. Così Ursula, al fine, aveva concesso a Marcello un ritrovo. Si sarebbero ritrovati in una casa remota del sobborgo, in fondo a un vico deserto, dove nessuno li avrebbe spiati. Una domenica di giugno, stando Camilla nella chiesa più a lungo, facendo buona guardia Lindoro. Bene. Un applauso a Sara, ovviamente, a Sara Micolitti, per questo brano Ursula. Sottolineare due cose brevissime. Bandiera, quando si parla di bandiera, D'Annunzio si riferisce al bastione del telegrafo o bandiera, quindi sarebbe l'attuale Piazza Unione. Quando parla dell'arco di Porta Nuova, parla di qualcosa di inesistente, cioè l'arco di Porta Nuova non esiste a Porta Nuova, era semplicemente il resto, la parte residuale della chiesa di Santa Gerusalemme e poi di San Cetteo, cioè, quindi questo è importante perché altrimenti daremo un messaggio sbagliato, perché a Porta Nuova non c'era l'arco. E dopo questa prima lettura di mezz'ora, Ossella, sì. Mezz'ora di questa lettura, passiamo adesso alla lettura del notturno da parte di Giulia Baser e di Massimo Vellaccio. Adesso do la parola ad Andrea per parlare un attimino del notturno e poi
Giulia e Massimo e Gerardo. Sì, direi che cambiamo radicalmente registro, perché la vicenda della Vergine Orsola è una vicenda palpitante, come abbiamo sentito da Nunzio, è magistralmente abile nel rappresentare, come dire, la parabola discendente di questa ragazza che passa, come dire, dall'osservanza totale degli impegni mistici e religiosi al trasporto sensuale che lei, a dir vero, è costretta a subire dall'indono per violenza, ma poi si pone il problema della gravidanza non gradita. Chi non avesse ancora letto la novella, credo pochi, comunque non svegliamo il finale, potrebbe essere un'ottima lettura estiva, anche se un po' palpitante, un po' truculenta. Dicevo che cambiamo registro, perché se è vero come è vero che nelle novelle della Pescara, la Vergine Orsola, siamo in presenza del narratore, come dire, che sta imparando a farsi le ossa e che in qualche modo si appresta a divenire quel grandissimo scrittore che è poi diventato, ebbene con Notturno siamo in un momento biografico molto differente. Siamo evidentemente in rapporto con il D'Annunzio che ha già invece avviato un flusso di coscienza memoriale molto importante, direi decisivo. Quel flusso memoriale che inizia appunto in terra di Francia, ne parlavo proprio in apertura, allora quando D'Annunzio per sbarcare il lunario si mette a scrivere il teatro, certamente Matteo San Sebastiano, continua a lavorare per Treves, ma allo stesso tempo rinsalda la collaborazione con il Corriere della Sera di Luigi Albertini, che punta, diciamo che la verità a qualche cosa. Ciò non toglie che D'Annunzio, pur nelle difficoltà economiche in terra di Francia, non pecca e non difetta di originalità, perché è proprio quello il momento in cui dà vita a quelle che tutti noi conosciamo come le faville del Maglio, lunghi o più o meno brevi passi in prosa in cui D'Annunzio si lascia andare alla sirena del passato. Di lì a qualche anno, 1915, tornerà in Italia da salvatore della patria, vestirà la divisa della tenente dei lancieri di Novara e diventerà protagonista di primo piano della Grande Guerra, con tutta la serie di vicende belliche che conosciamo bene e sulle quali non torniamo. Ma certo è che il Notturno diventerà di lì a poco, anche a causa dell'incidente che lo privò della vista per un determinato periodo, il Notturno, appunto, vi dicevo, che diventerà la sede privilegiata per fare chiarezza, nonostante il buio visivo, per fare chiarezza nella propria vita, per tentare di tirare le somme di un primo, seppur parziale, bilancio. Il Notturno, lo sappiamo bene, se non altro, ecco, pensiamo all'apprezzamento che Filippo Tommaso Marinetti manifestò nei confronti del D'Annunzio sperimentale, un Marinetti che vedeva in D'Annunzio un D'Annunzio futurista, ma evidentemente era un D'Annunzio costretto a scrivere con quella tipica sintassi molto franta, molto nervosa, molto concitata, che nasceva dall'obbligo di scrivere su quei cartigli che la figlia Renata gli passava per mano, proprio per, in qualche modo, per agevolare e facilitare quello che è un flusso, come dire, memoriale assolutamente straordinario. Io non mi soffermo troppo sul D'Annunzio Notturno, perché evidentemente Notturno è un'opera talmente nota e talmente celebrata anche dalla critica da non avere bisogno di presentazioni. Certo è che all'interno di quel lungo flusso memoriale, in cui la guerra è evidentemente a magna parsa dal punto di vista descrittivo, rappresentativo e anche, se vogliamo, ascetico, perché i passi in cui D'Annunzio rievoca le morti dei suoi compagni di guerra, tra cui Miraglia, sono passi straordinariamente ed emotivamente coinvolgenti, e questo io lo dico per sottolineare ancora una volta, se ce ne fosse bisogno, che lo stereotipo del D'Annunzio, come dire, superuomo, del D'Annunzio artefice di se stesso in una maniera, se vogliamo, scenografica e
fosse eccessivamente retorica, forse è uno stereotipo che è il caso un po' di smontare, perché quando siamo di fronte a determinate testimonianze esistenziali, ebbene credo che lo scrittore ancora una volta parli soprattutto per l'uomo e non il contrario. Questo è il mio modesto, umile punto di vista. Dicevo e chiudo che all'interno di questo meraviglioso viaggio memoriale che è notturno, la sezione abruzzese e pescarese ha un ruolo lirico, devo dire, assolutamente straordinario. I ricordi del forno di Fraiano, no? Che poi torneranno nel carteggio con Natalia De Golubev, evidentemente. E il ricordo della madre, i tre gradini di altare, la casa natale in Corso Mantonè, gli affreschi che immortalano Anchise, Enea che, come dire, trasporta il padre Anchise, eccetera, eccetera, eccetera. Un lungo e davvero straordinario viaggio memoriale nel passato di un grande scrittore che non era ancora il D'Annunzio Vittoriano, lo sappiamo bene. Motivo per cui ogni taccio davvero non vediamo l'ora di ascoltare il D'Annunzio notturno dalla voce di Massimo Bellaccio e di Giulio Amazzo. Grazie. Allora, consentitemi, prima di cominciare a leggere, una piccola notazione. Noi abbiamo proposto di leggere dei brani del notturno perché è un libro che veramente amiamo moltissimo. Quando 5 anni fa, nel 2010, si fece la prima edizione del Festival D'Annunziano, ci fu commissionata un lavoro su D'Annunzio. E io partii proprio dal notturno per farne il filo conduttore di un lavoro che poi procedeva per varie stratificazioni, era uno spettacolo anche di danza e di teatro ovviamente, e dove ho cercato di mettere anche poesie, brani da, per esempio dal sogno di un mattino di primavera, dal sogno di un tramonto d'autunno, dalla gloria, da diversi, e che lo voglio ricordare questa sera, era stato da me immaginato per farlo qui, all'Aurum, e volevo utilizzare tutti gli spazi, anche quella meravigliosa scala chiocciola che abbiamo lì sul fondo. E purtroppo piove e ci ritrovammo al Teatro Massimo. Quindi questa sera invece siamo qui a inaugurare questa terrazza con grande piacere. Bene, e adesso Massimo Vellaccio vi leggerà un primo brano che era inserito nello spettacolo, mentre io ve ne leggerò altri due che, pur avendo selezionato quando mi inoltrai nel notturno, poi non potei inserire, e invece sono appunto questi celeberrimi che riguardano Pescara in particolare. Mia madre, non l'avevo più riveduta dall'ora della mia partenza per l'esilio volontario. Era la settimana di marzo che sta tra il giorno della mia nascita e il giorno del mio nome, carica di amore e di ricordi e di rimpianti e di rimorsi. Avevo cominciato a tremare di lei da lontano, come se il tronto fosse l'orlo della sua veste. Avevo cominciato da lontano a sentirla nella terra, come si sente la stagione che sotterra si desta. Il tronto vieioso, con qualche filo d'acqua turchina, sotto un ponte di mattone biondetto, mi salutò come la soleva salutare quando era contenta. Le colline basse, le crete gialle, le more di selci erano sue. E suoi erano i piccoli alberi fioriti, e sua era la suavità del mare su quella spiaggia sottile, come quella lunga fila di paranze brune a coppie tirate in secco. E di lei parlavano le donne rammendando le reti, poiché sorridevano. Tutto rivedo. E mi balza il cuore a quell'accenno della parlatura d'Abruzzi, là su quel binario ingombro di vetture brutali, in quella stazione formicolante di vita lucrosa, in vista di quel poggio sparso di olivi magri.
tutto rivedo. Un carro dipinto da lungo la riva tirato da un paio di buoi bianchi. Non è carico della mia puerizia agreste, quasi fieno aromatico. E le bestie aggiogate campeggiano nel verde azzurro del mare, splendendo come le vele laggiù, gonfie di scirocco. La sabbia è coltivata per solchi fin quasi al frangente. Riconosco le fave, in lunghe bande verdi, e penso che sono veramente di natura animale. Una fabbrica di mattoni sta presso una smotta d'argilla, con la sua tettoia rossa, col suo fumaiolo che fuma, con i suoi uomini dalle pugna di creta, inginocchiati all'opera. Per te amo questa parsimonia, questa diligenza, questa tenacia. Per te tanto m'è cara questa terra umile e umiliata. Ma d'improvviso al porto d'Ascoli, in una insenatura delle colline modeste, appare la montagna grande, cilestrina, aerea, nivale, confusa con le nuvole fulgide, mi rapisce nella sua altezza taciturna. O ultimo ritorno infantile verso le tue braccia, che nel tuo sogno costante non cessarono mai di sostenermi. Voglio tutto rivedere, voglio tutto riconoscere. Dappertutto, tu sei come l'aria e l'acqua, fai buona ogni cosa, fai semplice ogni cosa. Il paese è come una iniziazione alla tua bontà. Ogni impronta dell'uomo nella terra sembra riconsacrata, la dirittura della via, il limite del campo, la casa di loto e di canne. Da allora, alle foci solitarie dei piccoli fiumi, è una greggia che splende come la ghiaia. E io guardo verso le montagne, dove forse un'altra greggia si abbevera alle sorgenti solitarie. E odo dentro di me camminare i pastori defunti e i grandi armenti morti. E il rammarico lungo mi punge di non ritornare a te come i piedi scalzi, fratello del pellegrino che va verso il santuario dei miracoli, là per quella via littorale dove le persone e le cose mi appariscono in profilo, come nelle ricamature delle nostre vecchie coperte. E il passo dell'uomo, l'incesso del bove, la foggia del carro, l'asinaio che guida il somiero carico di un sacco di farina, tutte le forme si riducono a una semplicità primitiva, nel mio sentimento ingenuo, come se io medesimo le interpretassi fanciullo con un pezzo d'ocra sopra un muro di calce. Tu mi rendi gli occhi vergini prima che io li fissi nei tuoi, e tutto per dolcezza obbediente, nell'anima e nell'aria. Te ne ricordi? Ti ricordi tu di quel verso che ti fece sorridere e piangere? Come vi è l'acqua al cavo della mano. Non sono io sempre per te l'acqua che viene al cavo della tua mano. Non piangere più. Torna il diletto figlio alla tua casa. È stanco di mentire. Vieni, usciamo, tempo è di rifiorire. Troppo sei bianca, il volto è quasi un giglio. Vieni, usciamo. Il giardino abbandonato serve ancora per noi qualche sentiero. Ti dirò come sia dolce il mistero che vela certe cose del passato. Ancora qualche rosa e ne rosai, ancora qualche timida erba odora. Nell'abbandono il caro luogo ancora sorriderà, se tu sorriderai. Ti dirò come sia dolce il sorriso di certe cose che l'oblio afflisse. Che proveresti tu se ti fiorisse la terra sotto i piedi, all'improvviso? Tanto accadrà, benché non sia di aprile. Usciamo, non coprirti il capo, è un lento sol di settembre, e ancora non vedo argento sul tuo capo, la riga è ancora sottile. Perché ti neghi con lo sguardo stanco? La madre fa quel che il buon figlio vuole. Bisogna che tu prenda un po' di sole, un po' di sole su quel viso bianco. Bisogna che tu sia forte, bisogna che tu non pensi alle cattive cose. Se noi andiamo verso quelle rose, io parlo piano, l'anima tua sogna. Sogna, sogna, mia cara anima. Tutto, tutto sarà come il tempo lontano. Io metterò nella tua pura mano tutto il mio cuore. Nulla è ancora distrutto. Sogna, sogna, io vivrò della tua vita. In una vita semplice e profonda io rivivrò, la lieve ostia che monda io la riceverò dalle tue dita. Sogna, che il tempo di sognare è giunto. Io parlo, di, l'anima tua mi intende?
Vedi, nell'aria fluttua e s'accende quasi il fantasma di un april defunto. Settembre, Dylan tua mascolta, ha nell'odore suo, nel suo pallore, non so, quasi l'odore, il pallore di qualche primavera dissepolta. Sogniamo, poiché è il tempo di sognare, sorridiamo. È la nostra primavera questa. A casa, più tardi, verso sera, vuoi riaprire il cembalo e suonare. Quanto ha dormito il cembalo, mancava allora qualche corda ancora manca, e l'ebano ricorda le lunga dita cere dell'ava, mentre che fra le tende scolorate vagherà qualche odore delicato, modi tu, qualche cosa come un fiato debole di viole un po' passate, suonerò qualche vecchia aria di danza, assai vecchia, assai nobile, anche un poco triste. E il suono sarà velato, fioco, quasi venisse da quell'altra stanza. Poi per te sola io vo' comporre un canto che ti raccolga come in una cuna, sopra un antico metro, ma con una grazia che sia vaga e negletta alquanto. Tutto sarà come il tempo lontano, l'anima sarà semplice com'era, e a te verrà quando vorrai leggera come via l'acqua al cavo della mano. Le mura di Pescara, l'arco di mattoni, la chiesa screpolata, la piazza con i suoi alberi patiti, l'angolo della mia casa negletta, è la piccola patria. È sensibile qua e là come la mia pelle, si ghiaccia in me, si scalda in me, quel che è vecchio mi tocca, quel che è nuovo mi repugna. La mia angoscia porta tutta la sua gente e tutte le sue età. La mia porta mi sembra più piccola. L'androne è umido e tacito come una cripta senza reliquie. Vacillo sul primo gradino della scala. Ho spavento del silenzio. Ho paura di vedere lassù le mie sorelle col capo velato. Un ragnatelo trema nell'inferriata che dà sulla porte. Odo chiocciare, odo stridere la carrucola del pozzo. Il passato mi piomba addosso col rombo delle valanghe. Mi curva, mi calca. Soffro la mia casa fino al tetto, fino al comignolo, come se le avessi fatto le travature con le mie ossa, come se l'avessi scialbata col mio pallore. Non c'è nessuno in cima alla scala, comprendo. Quel silenzio è pietà e pudore. La sventura è sulla seconda soglia e sola mi accompagna per mano. La prima stanza è deserta. La felicità d'una volta non vi lasciò se non coltelli affilati per dilaniarmi. La seconda stanza è deserta. Ci sono i libri della mia puerizia e della mia adolescenza. C'è il leggio musicale del mio fratello emigrato. C'è il ritratto di mio padre fanciullo col cardellino posato sull'indice teso. Ho vissuto tant'anni nella dimenticanza di queste cose. E queste cose possono rivivere così terribilmente in me. Nella terza stanza c'è il mio letto bianco, c'è il vecchio armadio dipinto con i suoi specchi appannati e immacolati, c'è l'inginocchiatoio di noce dove mi sedevo in corruccio e rimanevo ammutolito con una ostinazione selvaggia per non confessare che mi sentivo male. Le ginocchia mi si rompono e le pareti mi prendono, mi vincolano a loro, mi girano come una ruota di tortura. Nella quarta stanza c'è il piccolo Gesù di cera dentro la sua custodia di cristallo. C'è la Madonna dalle sette spade. Ci sono le immagini dei santi e le reliquie raccolte dalla sorella di mio padre, santamente morta. E ci sono le mie prime preghiere, quelle del mattino, così dolci, e quelle della sera, ancora più dolci, che per rientrare nel mio cuore
mi sfondano il petto come se fossero divenute le armi dell'angelo implacabile. 3 gradini salgono alla 5ª stanza come 3 gradini d'altare. È piena d'ombra sotto la volta arcuata, rimbomba, il cuore batte le mura con l'urto cieco del destino. Il vasto letto la occupa, dove fui concepito e generato. E ora, se volete, l'ultimo pezzo del notturno, se no... Sì. Il cavallo aquilino. Era un piccolo cavallo sardo. Aveva lunghe e fornite criniere e la coda. Si chiamava Aquilino. Nella stalla, tra la sua posta e quella della pariglia, ce n'era una vuota, dove io avrei voluto mettere il mio lettuccio di ferro. Quando potevo sfuggire alla vigilanza, scendevo col cuore palpitante ed entravo dalla parte del cortile. Aquilino, riconoscendo il mio piccolo passo, nitriva leggero come per evitare che altri udisse e s'accorgesse. Ogni volta il mio piacere era tanto che lasciavo andare le cocche del grembiule. Allora il nitrito tremolava d'impazienza e mentre raccoglievo il pane, le mele, lo zucchero e tutto quello che era la mia merenda e tutto quello che avevo potuto arraffare alla dispensa per il mio compagnino goloso, mi saziavo del mio sorriso che era di non so che specie nutriente, non assaporata più mai. Come Aquilino m'annitriva sommesso, così io gli parlavo sottovoce. Come egli mi intendeva, così io l'intendevo. Contento di tenere i miei 2 piedi nella paglia, apparo coi suoi 4 zoccoli. Mi prendeva dalla palma della mano i pezzi di pane e gli spicchi di mela, i tocchetti di zucchero con una leggerezza accorta che era come il solletico e mi faceva ridere talvolta, risa convulse e soffocate o squittire senza ritegno, ma avevo soggezione dei 2 grossi cavalli da tiro che facevano suonare di continuo le palle di legno attaccato alle corde della capezza e mi studiavo di non lasciarmi scorgere. E quel timore e quella cautela e quell'intendimento a poco creavano nella stalla chiusa non so che fantastica lontananza. Ti do anche questo se mi lasci prendere un crino, se mi ti lasci prendere 2 crini e se me ne lasci prendere 3. Mi ricordo che dovetti vincere un poco di vergogna e un poco di rimorso nel punto di strapparglieli. Sentiva male? Sapeva che mi servivano a fare il cappio per le rondini della gronda, a strapparle gli me l'aveva istigato mia sorella Ernesta, ed ecco che il cuore mi doleva, forse per aver dato a patto e a scambio, forse per aver pensato a mettere in lutto il nido di fango. Nel tirare me ne erano restati in pugno assai più di 3. Entrò il garzone di stalla, che era il complice delle mie scorrerie nascoste, e m'alzò e mi mise a cavallo sul sardignolo. Mi piaceva cavalcare da fermo in sogno, ma non mi piaceva essere guardato. Dicevo al garzone, vattene e poi torna. Chiudevo gli occhi, ero fatato. La porta s'apriva al margine della foresta, annottava. Non si vedeva mai la fine del sentiero, ma quella volta la mangiatoia restò contro il muro e il muro non si sfondò e il cavallo non camminò, sebbene io gli parlassi sottovoce. Avevo tuttavia quei crini nel pugno e il tormento indistinto nel cuore. Uno strido improvviso, un lampo bianco. Dal vetro rotto dello spiraglio era entrata una rondine. C'era un nido nella volta della stalla. Da quanto tempo? Palpitavo attonito. Una piuma leggera discese per l'aria fatata
ondeggiante, quella da mettere nel cappio a inganno. Non aspettai che il garzone venisse a togliermi di groppa. Scavalcai una gamba e mi lasciai scivolare sopra la paglia. Torno, Aquilino, prima di sera torno. E andrai dritto verso il focolare, con una fronte dove già cominciava a segnarsi il solco verticale della volontà. E gettai quel pugno di crini nel fuoco fatato. Bene. Un applauso per Giulia e per Massimo. Grazie. Bene, adesso modifichiamo un po' la scaletta, è arrivata Daniela Dalimonte che leggerà tutte le quartine, i sonetti di D'Annunzio. Allora, D'Annunzio ha scritto alcuni sonetti, alcune quartine che non sono state mai, come dire, prese in grande considerazione dagli studiosi, perché sono cariche di gogliardia e sono, a nostro avviso, lui scrive nel dialetto pescarese che parlava quante ragioni. Quindi ci interessa molto leggere, sono quelle dedicate a Giacomina Cerves, non so Daniela quali ha scelto in particolare, a Marietta, ad alcuni amici. Quindi sono. Che cosa hai scelto? Ho tutte e sette, poi tu mi dici se ne devo leggere. Sì, chiedendo soltanto, allora va bene, quindi hai portato tutte e sette. Sì, sono veloci, certo, sono soletti. Bene, allora io lascio la libertà di iniziare e fare i primi tre. E ripeto, sono interessanti perché rappresentano veramente un D'Annunzio particolare, perché usa anche termini che non so se Daniela leggerà. Ma stasera li leggeremo. Benissimo. Oppure mi vieni ad aiutare tu. e sono insomma quartine cariche di gogliardia, insomma, e lì veramente si sente D'Annunzio che parla, che scrive il dialetto che parlava quando era giovane, sicuramente, perché è l'unico modo in cui si può rintracciare questo tipo di dialetto, perché poi nelle opere Trionfo da morte, cioè nella novella da pescare, eccetera, lui usa un dialetto che è quasi artificiale, che si può comprendere in tutta l'Abruzzo. Allora ti lascio il microfono, sì. E fai tu. Grazie Licio. Licio non vi ha detto che stiamo preparando un lavoro proprio su questi sonetti. Io curerò la parte prettamente linguistica, che è di mia competenza, lui invece è proprio la parte storica. Sono sonetti, appunto, e quartine che D'Annunzio scrive per una volta senza pensare al pubblico di lettore. Voi sapete che D'Annunzio è un sociologo della letteratura, in questo caso no, scrive così spontaneamente, e sono soprattutto sono poesie, ma sono in realtà delle missive, delle lettere che lui scrive o per augurare qualcosa o per ringraziare di doni ricevuti. Faccio subito, sono le opere molto brevi. Il primo sonetto, la prima opera scritta in dialetto dal D'Annunzio, è del 1898 ed è dedicato alla sorella Anna, l'amatissima sorella Anna, che si era appena sposata, a cui augura di avere presto una prole. Sentirete? Daniela, alza un po' il microfono. Sì, sì, va bene così? Adesso mi sentite meglio. Augura appunto di avere presto una prole a sua sorella. Ci sono alcuni termini un po' particolari. Non eccede, come poi vedrete invece negli altri, dove il linguaggio diventa anche un po' più triviale, forse proprio per una forma di tenerezza e di rispetto verso la sorella stessa. Allora, alla sorella Anna. Ma quanto è bello lo giorno di Sant'Anna, la santa che protegge la panzette. E già me lo dette, e non mi inganna che lo bustino è già terva strette. Raccogli tu sto conte, prima d'anne cacche quadrare belle lo padre, le prometto su matrimonio, senza affan, che Dio le benedica sta caprette. Sant'Anna a me, tu, a sta sposa bella, fai la scia senza che se ne addone, falla da sotto una buona stella, e che faccio un bello cucciolone, che da tenè una bella peccarella, sopra un bello pare de fasciolone.
In realtà D'Annunzio nella prima stesura aveva scritto solo un bello pare, immaginate voi. Poi si è accorto che forse era un po' forte, ha cancellato il primo termine, ha scritto fasciulone, creando anche un verso ipermetro, quindi andando fuori poi dal metro dell'endecasillabo del sonetto. Il secondo sonetto è dedicato invece agli amici di Milano, in particolare a Ettore Ianni, conterraneo, direttore del Corriere della Sera, che si trovava appunto a Milano. Invece D'Annunzio era in Francia, ad Arcachon, e si sentiva un po' solo. La bellezza di questi documenti che abbiamo sono anche che ci mostrano D'Annunzio proprio vero, autentico. Goliardico sì, lo vedrete anche qui, però anche autentico, dove non trova difficoltà a nascondere la sua solitudine, anche la sua nostalgia per l'Abruzzo e per i suoi amici. All'abruzzese di Milano. I va ringrazio amici champagnone, ma beata voi che state in compagnia danza allo fuoco a fare una passatella. I qua mi muore di malinconi. Qua mi sabotte proprio le coglione. Cante cante, mannaggia la maiella, io non ne posso più che ste canzone. E le sacce che ha lo laure e buone e belle, manganne in gore, tengono a volite laure cotte delle capotune. Me so stufata ostre che sardelle, ma potesse mangiare una mezzaluna sana sana che quattro pependune delle nostre, mannaggia la maiella. Nel terzo sonetto D'Annunzio tocca il suo apice, perché lo rivolge a Ciruccio Mastrangelo, che era una specie di ortopedico pescarese che aveva una sua attività e costruiva un po' di tutto, faceva un po' di tutto. E pensate che Ciruccio nel 1911 manda a D'Annunzio dei gemelli a forma di attributi maschili, a chi li poteva inviare. E D'Annunzio insomma apprezza tanto questo regalo che subito in una lettera che scrive a un parente dice: guardate, mo gli rispondo io per le rime. E infatti gli fa questo sonetto dove insomma gioca un po' su questo regalo ricevuto e dice: figuriamoci adesso con questi gemelli che paio di pantaloni mi devo far fare a Minnuccio Cannella, che invece era il sarto di casa D'Annunzio, no? E poi appunto invoca San Pantalone, che voi sapete il santo che protegge gli attributi maschili. E poi dico io che nell'ultima terzina c'è per me il succo del superomismo d'annunziano. E mi scuso perché ci sono dei termini abbastanza, come dire, forti, abbastanza triviali, è scritta all'insegna della goliardia, ma devo dire che veramente l'ultima terzina è significativa del superomismo d'annunziano. Allora, a Ciruccio, a Ciruccio, sta pensate proprio bella, d'umappa monna appese per cuglione, ma figurate che pare de cauzune ma da fa da Minnuccio Cannella. Stete allegre femmine zitelle, che mo nel bozzo scondon da nessuno. Mo di tutte le sande pantalone, lo più sande so i per la maielle. Ciro, fora le scherze te le giure, per l'anima de mastre cucuzzitte o per le varche vecchie del ponte. Ogni mattina, e crede che tu pure, mi sveglia ancora in quella cellarette e dico: mon, su cule e sta ponte. Bene. E mi avvio a chiusura, sono quelle più brevi. Sono delle quartine. Allora, la prima quartina è dedicata a Galdino Sabatino, che aveva realizzato un profumo, un'acqua di Colonia, e l'aveva inviata ad D'Annunzio, che invece adesso, questo è del 1927, era già al Vittoriale, proprio per fargliela così assaggiare, un'acqua di Colonia in una bottiglia a forma di cuore. E D'Annunzio risponde con questa quartina: l'acqua della Pescara è profumata da quando mamma mia ci sa specchiate, e per questo tu le metti a sa bottiglie fatte come lo cuore delle figlie, e mo lo rumite e poi mannà solo l'addore della santità. Ma per quest'addore non ci sta cristallo, nuvente chiare te le porta a palla. Questa, come vedete, è scritta in maniera diversa, non ci sono termini così un po' forti, ma perché c'è la figura della madre all'inizio, come avete visto. E la figura della madre anche nel sonetto dedicato a Giacomino Acerbo.
Questo è del 1928. Pensate che Giacomino Acerbo aveva inviato a D'Annunzio, al Vittoriale, una porchetta, una vera e propria porchetta cucinata, inviata al Vittoriale. E allora D'Annunzio anche qui ringrazia a Giacomino Acerbo: mi ci mannate sta porchettatore, che certo te la cotto San Gettè, che sa ricorda Giacomo di me, che io va a far pretate e a far l'amore. Ma dimmi, chi ci ha messo sto sapore di corse Gabriele Mandonè? Ah, Giacomine, io ne lo saccio perché, ma mentre che magno, mi piagno il cuore. Suoneva la domenica alla banda e le pescarise con le piatte in mano correvano a comprarsene una fette. E che nenne, una cosa grande, lo bene che luceva da lontana, s'ave facciata donna Luisetta. Il parrozzo lo conoscete e lo trovate nelle confezioni appunto del celebre dolce. E tanto buono sto parrozzo nuovo che pare una pazzia di San Gettè, che avesse messo su gran forno te la terra lavorata dall'ubove, la terra grassa e lustre che si cuoce più tonne di una prova la sua fuoco gentile e che diventa a poco più dolce di qualsiasi cosa dolce. A benedetto da me che San Gettè. Oh Dio, quando mi attacca al parrozzo ogni mattina, con Luca Narozze passa la sisa dall'Abruzzo me. Bene, allora. Lucio, l'ultima. Veloce. Sì, ho finito, perché altrimenti manca. Sempre dedicata ad amico, ma questa volta per i biscotti ai quali doveva dare il nome. Li aveva inviati per assaggiare, gli aveva detto per favore trova un nome per questi biscotti. D'Annunzio trovò qualche nome, ma poi insomma non gli piacevano e rispose a modo suo. Tant'è che oggi questi nomi sono ancora senza nome, questi biscotti. La quartina dice così: Catulo vu chiamala melitus, o Catulo vu chiamalo melicro, a bocca piena e senza usalo mus, chiamale dig come a cazzo uo. Bene. Come avete visto, allora ringraziamo intanto Daniela per la cortesia di aver letto queste quartine, questi sonetti. Però vedete, è un D'Annunzio che chiaramente sfugge un po' alla nostra, così un po' a ciò che abbiamo percepito, che percepiamo, ed è una cosa simpatica, ma soprattutto per l'uso del dialetto. È chiaro che questa serata adesso sta subendo delle modifiche. Noi avevamo alle 22:30 previsto una riflessione sul museo delle auto d'epoca, ma insomma so che Luciano D'Alfonso è bloccato nel centro di Pescara, mi ha mandato un messaggio e con gli amici riparleremo di questo in altro momento. E prima di passare poi, come sapete, c'è il Jonathan Tabacchiera che ballerà il Mattino di San Sebastiano con le musiche dei Bussi, però è chiaro faremo anche qualche altra lettura. E c'è la seconda parte della Vergine Orsola, però non so quanto è lungo, se è abbastanza lungo, ma vedete un po' voi, magari facciamo qualche taglio, e tagliamo anche la lettura dell'onorevole D'Annunzio e la poesia, però la poesia da Pescara di Gabriele D'Annunzio, questa la vorrei fare, perché volevo parlare di questo giornale che ha ispirato un po' questa serata. Questa rivista, Pescara e Gabriele D'Annunzio, io l'ho trovata, l'originale, questa è una copia anastatica, ho trovato la copia originale una decina di anni fa, forse anche di più, una quindicina di anni fa, facendo una ricerca a Città Sant'Angelo, e quando ho visto questo giornale effettivamente sono rimasto molto colpito. Pescara e Gabriele D'Annunzio è una rivista realizzata nel giugno del 1904. Perché? Perché il 23 di giugno D'Annunzio rappresentò la figlia di Iorio a Chieti. E allora Pescara non poteva essere da meno, i pescheri dovevano necessariamente fare qualche cosa per Gabriele D'Annunzio. Parte il famoso pranzo che venne organizzato qui nella Pineta, e pensarono a questa rivista. E devo dire che è molto molto interessante, perché ci sono articoli che riguardano Gabriele D'Annunzio, e sono articoli importanti perché sono articoli di contemporanei, no? Sono amici di Pescara che scrivono su Gabriele D'Annunzio. E tra l'altro c'è una cosa molto interessante, ed è che ci sono
dei disegni di Tommaso Cascella, infatti è scritto proprio nell'ultima pagina che su questo giornale si riproducono dei disegni del 14enne Tommaso Cascella, ma sono interessantissimi questi disegni perché sono quelle poi che diciamo vediamo poi normalmente il residuo, il resto della Piazza Forte, le paranze, il gioco della Cuccagna, cioè sono tutte quei famosi disegni che di cui siamo a conoscenza appunto di Tommaso Cascella, però per la prima volta sono riportati su questo giornale e tra l'altro diciamo che sono veramente molto interessanti perché testimoniano la struttura di Pescara, sono aspetti della città di Pescara di quel tempo, siamo appunto all'inizio del 1900 e leggiamo, sarà Sara Iannetti a leggere, una poesia di Vincenzo Bucci che dedica appunto a Gabriele D'Annunzio. C'è una sola copia, ecco perché l'ho dato adesso a Sara, mi è rimasta una sola copia anche se 10 anni fa ne abbiamo fatto un centinaio di copie in anastatica. Prego Sara. Poeta, tu ritorni alla tua terra, ora che gran si prostra per la gravezza della spiga folta e del mare ceruleo s'arressa alla montagna nostra. Allenando le falci alla ricolta, nella terra d'Abruzzi è copia molta quest'anno di frumento, e tu ritorni ai luminosi giorni dell'abbondanza e della mietitura, o falciatore della messe bella, tu che segui la tua stella con buona falce nella man sicura, tu che mi mietesti la più ricca spiga della tua terra, cui la terra irriga. E il popolo d'Abruzzi oggi corona con pura unita fede la tenacia virtù della tua gesta, alla virtù tenace che ti sprona, né tregua ti concede. Oggi da noi si celebra la festa, una ghirlanda nuova te contesta, o poeta, con l'auro che frondeggia, o bebbe la sua greggia, quell'aligi di cambia, pastore. E donata ti sia da chi ti eguaglia, da chi nella battaglia solo compagno t'ebbe, e nel fervore dall'altro puro fior di nostra gente cui Leonardo fu divin parente. Come tra i ferri del Veron fiorito, nella sua triste casa la dolce madre ti spiò tornare, con tal cuore t'attese a questo rito, da tale ansia pervasa, la gente tua dalla montagna al mare. Vedrai le vele rosse palpitare come vessilli della gioia nostra all'impeto del nostro sulle paranze della terra bionda, ed il pastore che nel rozzo legno incide il sacro segno sul monte come l'ubero rotondo, sovra la roccia inciderà l'annunzio: oggi si loda Gabriel D'Annunzio. O canzone di gloria ed allegranza, se l'ali che ti feci sono forti, sì che tu possa porti dove nel cielo il monte più s'avanza. Il nome del suo popolo virile oggi saluta il figlio, l'ultimo del latin sangue gentile, Vincenzo Bucci. Bene, allora ringraziamo Sara per questa lettura. Allora, ripeto, adesso abbiamo delle esigenze di tempo che sono molto, molto strette, c'è Jonathan che deve fare la sua esibizione, però dobbiamo dire anche due cose perché insomma, gli amici dell'Alt Motors oggi si sono sacrificati perché volevamo confrontarci con il presidente della regione Luciano D'Alfonso che ci aveva dato la sua adesione a questa iniziativa per la realizzazione di questo museo. Comunque qualche cosa adesso con gli amici diremo perché insomma degli impegni ci sono impegni che stiamo portando avanti e continueremo a portarla avanti. Adesso io vorrei appunto Rossella Micolitti capire se vogliamo chiudere velocemente la Vergine Orsola, però in maniera molto rapida. Ce la fate? Magari l'ultima scena, come dice giustamente Andrea.
Allora, a violenza avvenuta, saltiamo la violenza, e se il professore vuole codificarla in tre parole, noi leggiamo da dopo la violenza alla Vergine Orsola. Appunto i tempi, in effetti io credo che sia utile, forse anche significativo, andare direttamente all'ultima scena in cui appunto D'Annunzio riesce magistralmente ad immortalare la ragazza che è gravida, che quindi attende, come dire, un bambino frutto della violenza, e lei vuole assolutamente abortire per non incorrere nella vergogna. Allora, ma gli estremi estremi rimedi, decide di rivolgersi a Spafone, un magaro che aveva fama, nomea, di riuscire, come dire, a far abortire le giovani ragazze, e si reca a casa del magaro, non lo trova perché era in missione fuori casa, ma trova la moglie e si rivolge alla moglie. Lei è disperata, Orsola, è disperata, le chiede del denaro che lei prontamente le dà, e allora la moglie di Spafone le fornisce una pozione magica, una pozione che lei ingerisce. Di lì a poco inizia l'agonia di Orsola, che tornerà a Pescara in condizioni pressoché disperate, e di lì a poco morirà. Qui c'è proprio che l'ultima scena che in cui D'Annunzio... Vabbè, lo vediamo un po' prima. Speranza dei poveri, salute di chi è per morire, non c'è più scampo, vertigini mi prendono alle valle, tutto faccio per abitudine, con gesti di sonnambula, ho voglia improvvisa e violenta di ciliegie, e dopo il pasto sono tutta amara di nausea, non cerco più la chiesa, anche gli incensi mi nauseano. Che vuoi da me, che vuoi? Sentimi un momento, sentimi. Non aver paura, non ti faccio male. Vattene, cane, infame, assassino! Vada come parli, ti ho posseduta. Posso fare di te quel che voglio, posso trascinarti via, essere il tuo padrone e trattarti come merce da usare e da vendere. Vattene, vattene! Cagna, bastarda infetta! Che ti nasca una femmina e che passi la sua esistenza in un bordello, che è l'unico luogo adatto alle femmine come te. Non c'è più scampo. La figlia di Maria Camastra ha bevuto il vetriolo ed è morta così, con un bambino di 3 mesi nel ventre. La figlia di Clemenza Iorio si è precipitata dal ponte ed è morta così, nella panga della Pescarina. Bisogna dunque morire. Ecco, questi zolfanelli a disciogliersi nell'acqua, ecco. Oddio mio, morire. Ricordo ancora il cadavere di Cristina, mentre la portavano in barella alla casa della madre. Un corpo gonfio come un otre, con la melma nei capelli, nel cavo degli occhi, nella bocca, fra le dita dei piedi violenti. Morire, no. Rosa Catena, aiutatemi, per favore, aiutatemi! No, io non posso più niente. Quello che è fatto. Il malocchio divide nei visceri, io lo estirpo e quello ritorna come una tenia del demonio, un verme enorme che ti cresce dentro. Non ti ci vuole il malocchio, ti ci vuole il guaritore. Vada a Spacone, a Villa del Fuoco. Spacone? Il vecchio della casa dei Pioppi, a Villa del Fuoco. Santone guaritore, lui ti fa il miracolo, intruglia le erbe e ammazza la tenia. Vada lui, figliola, va. Sì. Sì, mi rammento che qualcuno aveva parlato di quel vecchio e disse che un cieco di Torre dei Passeri era andato a San Rocco ed era tornato dopo 3 giorni con gli occhi che ci vedevano. E una femmina di Spoltori, invasa dagli spiriti maligni, era tornata mansueta come un agnello dopo aver bevuto 2 sorsi d'acqua custoditi in una piccola zucca secca. Oh sì, il vecchio sarà un inviato del cielo, un redentore delle anime torturate dalle dipendenze corporali. Un dispensatore di grazie. Oh, ecco, è qui. Spacone! Chi è? Chi chiama? Spacone non c'è, è a Popoli, l'hanno chiamato. Che volete, santa donna? Che volete? Io sono la moglie, ci sono io qua.
Non voglio il frutto della mia colpa. Il rimedio c'è, ma costa 50 soldi, donna santa. Ecco, donna santa, coraggio. Coraggio, donna santa, coraggio. Avete tempo per arrivare fino a casa. Via, 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 Gesù, presto, via. Orsola ingoiò il liquido di un fiato, ma si sentì subito dopo da un'amarezza atroce mordere il palato e le viscere. Restò con la bocca aperta, premendosi il ventre con le mani, battendo rapidamente un piede sul pavimento, nello spasimo della prima contrazione uterina. Ora la campagna era tutta frescamente luminosa dopo la pioggia. Passava una fila di carretti carichi di gesso e grossi carrettieri di letto manopello pieni di vino, straiati su sacchi, fumavano. Come Orsola si mise dietro la fila, quasi inconscia si lasciò tirare su dalle forti braccia di un uomo e stette così, seduta sopra i sacchi. Il paese di Pescara apparve in cima alla strada, in mezzo al sole, mandando suoni sul vento. Appena il carro si fermò, Orsola discese a terra dai sacchi, scivolando. Tentò di muovere i passi con la furia affannosa di chi cerca di raggiungere un luogo sicuro per cadere. Giunse alla casa di Rosa Catena. Entrò. Presa dalla vertigine, cadde in mezzo al pavimento. E come il profluvio del sangue ricominciava, la paralisi le occupò la metà inferiore del corpo. Ogni facoltà di moto volontario in lei si spense. Rosa non era nella sua casa. In un angolo della stanza, Noah, il padre, un mostro di vecchiaia umana, un cieco inchiodato per anni sul legname di una sedia, dall'artrite deformante, tentava vagamente con la punta del bastone i mattoni intorno a sé per scoprire la causa del rumore improvviso. E un borbottio bavoso usciva dalla bocca sdentata. Allora, ai piedi del mostro orrendo, in mezzo al sangue del peccato, con i pollici stretti nei pugni, senza grida, la sposa violata del Signore per alcuni attimi si agitò nella convulsione mortale. Via! Passa via! Via di qua! Il vecchio, credendo che fosse entrato il mastino del beccaio, allungava il bastone per scacciarlo e percuoteva la moribonda. Bene, allora chiudiamo questa parte dedicata a Pescara e D'Annunzio. Se c'è tempo e se c'è voglia al termine della nottata, perché considerando che siamo qui ormai immersi in questa notte bianca, con la città bloccata, con i nostri amministratori bloccati, infatti doveva, come ho detto prima, venire presente Luciano D'Alfonso per una breve cosa che adesso faremo, perché è molto importante questa cosa inerente il Museo delle Auto d'Epoca che avevamo inserito qui dentro in questa serata, proprio perché ci teniamo moltissimo. Intanto voglio ringraziare Giulia Basel, Massimo Vellaccio, Sara Iannetti, Rossella Micolitti, Daniela Dalimonte per averci dato, come dire, per averci permesso di conoscere con le letture D'Annunzio, e Andrea Lombardinillo per aver fatto queste considerazioni di grande importanza. Un grande applauso per questi amici che ci hanno aiutato, e un grande applauso anche per voi, perché avete avuto il coraggio di trovare il parcheggio, avete avuto la capacità di trovare il parcheggio nelle vicinanze. E io vorrei chiamare Di Pasquale, che è il presidente dell'associazione Old Motors, e Giovito Di Nicola, che è invece il presidente onorario, perché adesso una brevissima riflessione comunque la facciamo, non più di 5 minuti. Noi ci siamo impegnati, infatti ne abbiamo parlato soprattutto con il presidente Luciano D'Alfonso, perché noi a Pescara, nella provincia di Pescara, non Pescara città necessariamente, vogliamo realizzare un museo delle auto d'epoca. Sotto, per chi ha avuto la possibilità di vederle, ci sono una serie di auto, una decina, e che sono pezzi di storia che riguardano anche la nostra città. Ma perché a Pescara, nella provincia di Pescara, vogliamo lavorare per questo museo delle auto d'epoca? Adesso ce lo dirà il presidente Di Pasquale.
Buonasera a tutti, io sono Fabio Di Pasquale, sono il presidente dell'Old Motors Club d'Abruzzo. Noi siamo il club più rappresentativo della nostra regione, abbiamo oltre 30 anni di storia. Perché fare un museo a Pescara? Perché Pescara ha un passato storico che in Abruzzo non ha nessuno. Se noi nominiamo Circuito di Pescara o Coppa Acerbo, abbiamo proprio una settimana fa fatto la rievocazione del pieno centro storico di Pescara, rievocando quello che è stato il passato storico automobilistico della città di Pescara. A tutt'oggi il Circuito di Pescara e quindi la Coppa Acerbo vanta ancora un record, quello del circuito più lungo del mondo, con i suoi oltre 25 km di pista. E noi vorremmo realizzare, ormai ci sono anni che stiamo tentando di farlo, un museo dell'automobile, perché noi abbiamo una collezione di auto, forse dalle Marche in giù siamo il club che abbiamo le autovetture più rappresentative. Sotto abbiamo parcheggiato poche vetture, ma forse le più rappresentative, dai primi del Novecento fino agli anni 70. Stavamo pensando di realizzare un museo e ci siamo già avviati con un progetto esecutivo per realizzare proprio, non proprio a Pescara, ma nelle vicinanze di Pescara, un museo dell'automobile. Infatti qui con me c'è Giovito Di Nicola, che è un collezionista che penso voi tutti conosciate, e c'è la memoria storica, che è Francesco Santucciu. Quindi volevo passare la parola, ecco, forse a Checco, che in due parole riesce a raggruppare quello che è il passato di Pescara e dei suoi motori. Buonasera, sono Francesco Santuccione, mi hanno definito lo storico immeritatamente, ma io ho studiato i trascorsi sportivi della Coppa Acerbo, soprattutto della Coppa Acerbo, che ha avuto il merito dal 24 al 39 di imporre il nome di Pescara in tutto l'ambiente automobilistico mondiale. Ecco, la Coppa Acerbo perciò dovrebbe essere ripresa e adeguatamente lanciata. Per questo ci rivolgiamo un po' alle forze politiche, sperando che si possa mettere insieme questo museo dell'automobile. Grazie. Allora, Giovito, una parola al volo. Immediatamente. Io sono nato a poche centinaia di metri dalla curva Occhie Bianche tra Cappella e Spoltore, dove si svolgeva la Coppa Acerbo. La mia prima di un ricordo risale a quando tenevo circa 5 anni, e quindi da allora c'è stato sempre questo chiodo fisso. Arrivata all'età matura, anzi all'età purtroppo matura, il problema del museo è diventato un chiodo fisso, e stiamo cercando in tutti i modi possibili di dotare Pescara di un museo di quale ha necessità. Noi abbiamo i mezzi, le automobili, l'organizzazione per rendere possibile e facilitare questa operazione. Ci auguriamo che tutto possa avvenire presto e bene. Grazie. Un applauso a Giovito, che c'ha 30 macchine storiche, cioè non è che ce l'ha 30 macchine, quindi è veramente eccezionale. Bene, cominciamo a lasciare adesso, io vi ringrazio, a breve faremo un incontro con Luciano D'Alfonso, la regione, e anche solleciteremo anche il comune di Spoltore, che sta portando avanti il progetto, quindi ci vuole la spinta da parte della regione. Bene, adesso io vi ringrazio veramente di cuore, lasciamo lo spazio a Jonathan per la sua esibizione. Guardate, io lo so che dopo Jonathan magari è tardi, però vi prego di rimanere, perché dobbiamo assolutamente leggere La Guerra del Ponte, almeno questa soddisfazione che la devo commentare una volta nella mia vita, devo commentare La Guerra del Ponte, adesso non ce la facciamo. Bene, allora Jonathan, vuoi dire qualcosa?